ritrovati. Oggi abbiamo come ospite il professor Massimo Cacciari, che di certo non necessita delle mie presentazioni. E volevamo appunto fare un ringraziamento al professor Girgenti per l'opportunità che ci ha dato oggi di ospitare questo incontro. Naturalmente ringraziamo i centri di ricerca e la dottoressa Voltolini che è qui oggi presente. E il nostro incontro si svolgerà appunto con le introduzioni di Filippo Moretti, che ormai conoscerete, e dell'altro mio collega Domenico Virgalito, per cui io cederei direttamente la parola a loro. Vi ringrazio, buon ascolto. Buongiorno a tutti. E come già detto, siamo qui per presentare questo testo del professor Cacciari che è uscito poche settimane fa, che si intitola Umanisti italiani. E in questa introduzione tenterò un attimo di affrontare molto rapidamente alcune, diciamo, tematiche che in questo saggio introduttivo del professore a mio avviso sono molto ben delineate e che tracciano un po' la sintesi della problematicità di questo umanesimo. E cercherò alla fine anche di sollevare due domande, se il professore poi vorrà considerarle, che mi sembrano un po' il cuore di questo discorso che fa nel saggio. Allora, intanto questo volume, per iniziare subito, se secondo me, ma anche per chi lo vorrà leggere, è un testo veramente importante, perché il professore tenta di riscattare, diciamo così, l'umanesimo da tutte quelle letture che volevano o ridurlo a cosa piccola, e quindi non considerare tutta la sua grandezza, il suo valore, la sua importanza, o quelle letture che volevano farne semplicemente un'appendice filosofica ad un periodo successivo, una sorta di preparazione. E il lavoro, mi sembra, che il professore faccia è quello proprio di recuperare la concretezza di questo umanesimo, mostrando come si agitino almeno 9 temi che io ho individuato, che lo rendono veramente straordinario, quindi non riducibile a qualcosa di piccolo, un appendice, ma che lo rendono proprio come l'anima di questo pensiero che poi si sviluppa nell'Occidente. Allora, vediamo un attimino, io ho individuato 9 temi che secondo me sono centrali. Anzitutto la filologia, il recupero per l'amore della parola, quindi proprio l'amore per la comprensione del dove siamo in tutte le sue forme, che non può che partire dalla lingua, come il professore qui, ma in tanti altri scritti, ci ha spiegato in questi anni. Quindi proprio il recupero per il gusto della parola, l'indagine del suo contenuto. Proprio perché la parola è una storia, dice in questo saggio, no? È abitata da una tradizione, noi l'abbiamo fatta, o meglio, questa parola è ricca e densa, ma proprio indagata nella sua genesi, nella sua complessità. E questo amore per la parola, questa filologia, non può che essere anche un amore per la storia, che è storia sì della parola, ma è storia proprio, è l'amore per la storia che ci circonda, da cui dipendiamo, che è proprio maestra di vita, magistra, no? Questa storia, certo che abita le parole che dobbiamo riscoprire, ma che è la storia anche in cui noi siamo situati, che è proprio l'insieme degli eventi che hanno fatto la nostra città. Quindi l'amore per la parola, ma l'amore anche per la storia in cui siamo immersi. Così come l'amore per l'architettura, come ben spiega il professore, proprio incentrandosi sulla figura dell'Alberti, ma proponendo anche in questo volume 14 icone che commenta, l'amore proprio per le figure concretissime che ci raccontino l'umanesimo, proprio l'amore per gli oggetti che ripetono l'antico, gli oggetti che tentano proprio di mostrare questo pensiero nella sua, diciamolo, fisicità. Quindi non solo un amore per la filologia, un recupero della passione per la storia, quindi essere situati nelle nostre parole, situati nel nostro tempo, ma anche essere situati coscientemente nella bellezza degli spazi. Preludio al grande problema della dignità dell'uomo, no? Il recupero dell'importanza della figura dell'uomo. Uno spazio è proprio dedicato, soprattutto nel capitolo quinto, a delineare questa figura straordinaria di Pico. Il recupero proprio per l'immagine dell'uomo che c'è nell'Orazio. Quindi la straordinarietà della figura dell'uomo, che è terribile a un tempo, che chiaramente incute timore dei nos,
ma che è meraviglioso, può fare cose prodigiose. Questa ambivalenza, questo camaleonte, come viene più volte ripetuto. Certo che però il recupero per la dignità dell'uomo, il ripensamento dell'uomo, diviene anche proprio lo spunto per pensare a quello che è il problema, secondo me, primo, su cui poi vorrei un attimo fare una domanda al professore, che è il problema della libertà. Recuperato l'uomo, recuperata la centralità di questa figura, non appena ci interroghiamo qui d'estomo, e non possiamo che porci la domanda fondamentale, no? Ma questa cosa che noi siamo è un qualcosa di cui siamo padroni, che possiamo, virgolette, gestire, su cui abbiamo un certo potere, o è qualcosa che dipende dal contesto in cui siamo situati, insomma, fin dove questo uomo è potente? Ma il recupero dell'uomo, il recupero della libertà è preludio al recupero della corporeità. Tanto ci si sofferma anche sulle donne, sul rapporto dell'umanesimo con Valla, sulla straordinarietà del recupero anche delle scienze, no? Le scienze che partono proprio da questo recupero della concretezza del mondo, concretezza fisica dell'uomo che diventa concretezza di ciò che ci circonda come materia. E ancora, ma recuperata l'uomo, interrogateci sulla libertà, vedendo la corporeità del tutto, come dominare questo tutto? È possibile un dominio? E allora ecco i grandi temi di magia, dell'astrologia se vogliamo, l'interrogazione, per cui c'è tutta una discussione tra Ficino, Pico, Pomponazzi su quanto si possa con magia e astrologia intervenire sul cosmo, coglierne la forza, la vitalità, cambiarli, oppure semplicemente intravederne una sorta di indirizzo da cui potrebbe dipendere la nostra vita. E la Cabala, quanto ancora il tema della Cabala è importante e imponente nell'umanesimo, no? La discussione sull'interpretazione del testo sacro e l'amore proprio per questa cultura ebraica. Ecco, questi insieme siamo i temi che il professore agita fortemente, assieme indubbiamente all'ultimo, capitolo quinto, l'impossibile pace, tutta questa concordia che c'è nel tentativo di concordia che c'è nel mettere insieme Aristotele, Platone, così come tutte le tradizioni discordanti per fare un'unità, corpus ermeticum, insomma tutto Pico, Ficino, il ritorno a quell'origine da cui tutto il resto deriverebbe, dipenderebbe. Questi sono i temi proprio politici, etici, diciamo artistici, tutto quello che volete, che il professore agita. Ecco, leggendo questo saggio con questi temi a me venivano due domande spontanee. Una che secondo me è un po' il centro, secondo me, di questo pensiero, quello dell'uomo, come dicevo prima. Beh, perché da una parte c'è la riscoperta di questo uomo, no? Appunto Pico, l'Orazio. Certo che l'uomo, dice appunto Pico, può tutto. E addirittura, questo mi ha sempre un po' colpito, lui è posto proprio al centro della creazione, non ha nulla in particolare. Tutti gli altri animali hanno una caratteristica, l'uomo nessuna, perché lui, dice appunto Pico, che si farà ciò che vorrà, o ascendendo e diventando come Dio, o decadendo facendosi brutto. Quindi proprio l'idea dell'estremo potere dell'uomo che ha la vita proprio nelle sue mani. Ma dall'altra parte c'è anche la concretezza di quel pensiero che dice no, pensiamo proprio al fatto, proprio al fatto. Tante tante pagine anche del Principe di Machiavelli combattute su questo tema. Pensiamo al fatto. Dall'altra parte appunto quanto possiamo veramente noi e quanto dipende dal mondo che è in cui siamo inseriti, quindi quanto appunto, e questo secondo me è uno stimolo importante per l'oggi, la vita, il nostro potere nelle nostre mani e quanto tutto ciò che facciamo comunque si scontra sempre con questo mondo in cui siamo inseriti, che è un po' come anche se ci determinasse sotto certi aspetti e impedisse tutto questo potere volere, potere trattino volere dell'uomo. E poi anche questa domanda, il professore parla molto spesso appunto dell'homo duplex, usando l'espressione di Agostino, cioè di questa duplicità con questa figura del camaleonte, questa figura interessante. A me veniva qui un po' in mente, ma forse azzardato, un po' quello sguardo dialettico di cui parla Flonensky in molte sue opere, no? Che non esiste una verità astratta, consolidata, unica, no no, che la verità è proprio la contraddizione, riprendendo un po' quella tesi delle prime 10 che stilò Hegel, dicendo appunto contraddizio, est regula veri, non contraddizio falsi. Non è che c'è già qui un po' tutta quell'idea che è la dialettica, nello scontro, nella relazione dei due, che c'è appunto poi l'ultimo, che non è un che di astratto, ma è proprio, nasce da questa complessa dialettica. Ecco, secondo me questo è proprio il punto centrale di questo umanesimo, che
professore mette bene in luce, proprio la discussione su questo recupero della figura dell'uomo, che poi se ci pensiamo è quello su cui si dibatte anche nella grande Europa, con Erasmo, con Lutero, e che poi alla fine finisce anche per scindere un po' gli stati, creare non pochi problemi. Ecco, questo mi sembra il pregio di questo testo, riscoprire l'umanesimo mostrando almeno questi nuovi grandi argomenti. Grazie. Bene. Ringrazio innanzitutto il professor Cacciari per la sua gentile disponibilità ad inserire nel ciclo di incontri da noi organizzato la presentazione di questo suo ultimo testo, appunto Umanisti Italiani, con sottotitolo Pensiero e Destino, il quale comprende, come già ricordato, una raccolta di testi ed un saggio appunto del professore dal titolo Ripensare l'umanesimo, il quale è completato, come detto, da una serie di icone commentate. Un testo, questo del professore, questo saggio del professore, che è davvero denso, ricchissimo di riferimenti, che va al cuore delle questioni trattate, dando voce agli autori stessi, i quali vengono interpellati attraverso un dialogo che viene intrecciato tra gli autori e con gli autori. Infatti sono molto ricorrenti le amicizie stellari, no? Che vengono ricostruite durante il testo volta per volta sulla base di essenziali affinità di pensiero, no? Ecco, mi pare interessante come sin dall'inizio, in Ripensare l'umanesimo, si ponga un compito essenziale, ovvero guardare a quest'epoca in questione, ovvero all'umanesimo storico, sotto una luce diversa, ovvero una luce che sia diversa da quella con cui quest'epoca è stata accolta nel Novecento da grandissime voci, con le quali bisogna ora fare i conti, appunto andando a vedere se e fino a che punto, ecco, le loro critiche reggono e sono da appunto ritenere valide. Per tutto ciò, per fare ciò, ecco, è fondamentale il riferimento al nuovo humanismus, il quale si è affermato, un movimento che si è affermato nelle persone del Wilamowitz e dei suoi allievi, che contro la crisi della civiltà europea individua nello studio del classico, della cultura classica, una nuova fondazione di senso che permetta di salvare in un certo qual modo i valori fondamentali della tradizione occidentale. Il classico va dunque in questa prospettiva conosciuto per rinascervi, dice il professore. Bisogna riformare il classico nel presente, proporlo al presente come una possibilità del suo stesso avvenire. Una conoscenza, un pensare, il classico, che è dunque una pratica, ed è dunque una pratica comune. Tuttavia questo determinato approccio, si noti, non è affatto in grado di tenere testa e di far fronte a questa crisi europea del valore, contro cui pur si muove tuttavia. Infatti a questa determinata prospettiva sfugge l'essenza tragica, la natura tragica di questa crisi, e sfugge anche la natura tragica dell'uomo che in questa stessa crisi è coinvolto. Da qui infatti nasce la sconfitta, il fallimento storico del movimento del nuovo humanismus, no? E da qui nasce anche quella traslazione, ecco, dei motivi determinanti di questo stesso fallimento su quell'epoca che il movimento dell'humanismus aveva preso a suo modello, che è appunto l'umanesimo storico. Da questa traslazione poi prendono vita tutta una serie di critiche che cercano di liquidare in modo abbastanza sbrigativo, tra l'altro, questa stessa epoca che è l'umanesimo, come piatta, estetizzante, essenzialmente antitragica, eccetera, delle critiche che presero voce in personalità maestose del Novecento, come ad esempio Thomas Mann, oppure l'Heidegger della lettera sull'umanismo, nella quale si ricorre appunto la Dignitas, che era l'emblema, diciamo, dell'umanesimo, viene interpretata come la consacrazione, la legittimazione della padronanza del dominio dell'esserci sull'ente. Ecco, è stato molto interessante vedere come nel testo del professor Cacciari a queste critiche si possa far fronte e come si possano oltrepassare queste critiche,
per una corretta e per un'autentica esperienza di quest'epoca straordinaria che è l'umanesimo. E sarebbe proprio interessante approfondire questo tema, questa istanza di rivalutazione, se vogliamo, dell'umanesimo, che muove appunto contro queste critiche così alte, diciamo. Proseguendo poi, mi pare veramente fondamentale nell'ambito di questa stessa istanza di rivalutazione, come già detto, il ruolo del senso del tragico. Ecco, il tragico è infatti l'elemento che permette di comprendere quanto in vero siano complesse e profonde le riflessioni che hanno abitato l'epoca dell'umanesimo, delle riflessioni come quelle di Leon Battista Alberti, le quali sono uno sguardo lucidissimo gettato in quella complexio oppositorum che è l'esserci, che è l'uomo. No? È immensa infatti per l'Alberti la potenza della fortuna, così come in Machiavelli. Infatti ogni singola cosa, ogni opera, anche la più stabile, anche appunto la più stabile, la più solida, è costretta a perire, è costretta a passare sotto il giogo di questa inarrestabile potenza che è la fortuna, che nulla fa stare e che tutto appunto rende instabile, no? Ma ecco, l'esserci, l'uomo, si osserva benissimo in questo testo, non è una mera vittima di questa fortuna, non viene semplicemente sconvolto passivamente da questa fortuna, no? Di questa stessa fortuna, di questa... come dire, di questa matrigna, ecco, l'esserci è partecipe attivo, è in se stesso essenzialmente instabile l'esserci. Anzi, è la più terribile di tutte le cose. Infatti Sofocle diceva in quel coro famosissimo dell'Antigone, ciò rispetto al quale nulla è denoteron, no? È più terribile. Ecco, dunque, tutto l'atteggiamento inquieto che porta l'esserci a soggiogare, a far violenza sull'ente e sul proprio simile, non è un mero accidente, anzi, è perfettamente immanente alla sua stessa essenza. Ecco, questa è la cosa da notare. Tuttavia, questa essenza violenta dell'esserci, terribile dell'esserci, non comporta l'impossibilità della virtus, attenzione. Infatti, che la virtus ci sia, nota in modo preciso il professor Cacciari, è un factum, è un assoluto factum, pur nell'agitazione di quell'esserci dannoso a sé e agli altri. Ed anzi, proprio in questa inquietudine, proprio in questa agitazione, ha la propria condizione di possibilità, la propria radice necessaria, ogni singola opera alta, virtuosa dell'uomo, che appunto può originarsi soltanto in quanto è partita da una ricerca instancabile che porta sempre ad investigare il nuovo. Virtus si origina dunque nel modo in cui si guarda a questa nostra essenza terribile, alla quale si può guardare come schiavi, pedissequi, che se ne lasciano appunto sopraffare, oppure come buoni timonieri, che guardano allo zauma che noi stessi siamo, sopportandolo, accettandolo con il viso, dice il professore, di lacrime asciutto. Ma non solo il professore, immagino. Ecco, si noti tuttavia, concludendo, che a prender parte, del prender parte, ecco, a questa decisione, all'una o all'altra parte di questa decisione, no? Siamo fatti liberi di tutto ciò dalla stessa fortuna, ed ecco, sarebbe alla fine interessante approfondire e comprendere il significato di questa libertà che il professore definisce come l'altra faccia del necessario. E sarebbe inoltre interessante approfondire come e in che misura questo senso del tragico, che arriva ad un'espressione così magnifica nell'Alberti, anche nel suo emblema, nell'occhio alato cui si accompagna quella domanda, il quid tum, che forse non può ricevere risposta. Ecco, sarebbe interessante, dicevo, vedere in che modo, in che misura questo senso del tragico costituisca un tratto fondamentale del pensiero dell'umanesimo. Grazie, cedo la parola al professor. Grazie.
ringrazio per l'attenzione e la cura e l'intelligenza con cui avete letto questo mio saggio. Ci tengo a sottolineare che il libro è particolarmente, credo, importante per l'antologia, perché sono 600 pagine di testi curati benissimo da un vostro recente collega, Rafael Epci, che adesso lavora a Berlino e che speriamo possa tornare a lavorare da noi, e che ha già curato con Giulio Busi, forse più importante ebraista italiano, che anche lui lavora attualmente a Berlino, il libro, un libro che si accompagna a questo, pubblicato nella stessa collana di Einaudi, che è la Pico della Mirandola e la Cabala, cioè uno studio, il primo studio sistematico del rapporto tra il nostro grande Pico della Mirandola e la Cabala. Pico fu l'unico dei grandi umanisti fiorentini a studiare, capire, leggere l'ebraico e ad approfondire queste tradizioni religioso-filosofiche tipiche dell'ebraismo, la Kabbalah, cioè la tradizione significa, cioè quell'idea di una tradizione che inizierebbe addirittura con quella del Sinai, con Mosè, cioè nel Sinai Mosè, accanto alla rivelazione di cui c'è testimonianza, diciamo, nella Bibbia, avrebbe ricevuto anche una tradizione, un insegnamento orale dal Signore, non trasmesso poi nei testi mosaici, biblici, e sarebbe continuato segretamente durante tutti i secoli, millenni successivi, curato da autori particolari. Naturalmente non è così, la Kabbalah è una scuola della mistica ebraica, certamente che ha dentellati nel passato, eccetera, eccetera, ma che sorge e si sviluppa nel corso del nostro Medioevo e che ha un'importanza molto forte per gli studi anche dell'umanesimo, in particolare verso la fine di questo periodo ed in particolarissimo modo grazie a Pico. Questo umanesimo, tra l'altro, questo nostro umanesimo è maestro d'Europa, ci terrei a sottolineare anche questo aspetto, perché credo che da quando non abbiamo più all'opera alcuni grandi maestri come Eugenio Careno, Cesare Vasoli, che sono stati maestri di tutti noi per quanto riguarda gli studi sull'umanesimo, non mi risulta che attualmente si tengano dei corsi appropriati su questi temi in nessuna facoltà di filosofia in giro per l'Italia e l'Europa. Questi signori invece sono stati i maestri del pensiero europeo, almeno fino ai Cartesio e agli Spinoza. L'Europa legge Platone grazie alla traduzione di Ficino. L'Europa legge Plotino grazie alle traduzioni di Ficino. L'Europa legge il Corpus Hermeticum grazie alle traduzioni di Ficino. L'Europa impara che cosa sia Cabala e filosofia ebraica grazie a Pico della Mirandola, e potrei continuare all'infinito. Cioè sono i maestri d'Europa, costoro. Può piacere o non piacere, ma è la pura verità di fatto. E quindi sarebbe utile, appunto, anche da questo punto di vista, riconsiderarli. Quindi l'importanza di questo libro, se ce n'è una, è nell'antologia, questa bella antologia, ricca, nuova, curata da Raffa e Leggi, e molte traduzioni, sono la prima volta, testi che per la prima volta vengono tradotti in italiano, e uno o due sono assolutamente anche inediti, sono stati, diciamo, scoperti per l'occasione. Un'antologia che si divide in tanti capitoli, di cui proprio il primo si intitola Umanesimo tragico, per dare, diciamo così, il senso anche in termini di provocazione alla lettura che si fa di questo periodo, no? Una lettura che è esattamente opposta a quella di un periodo in cui sostanzialmente ci si limiterebbe a riscoprire il classico,
un periodo dominato da istanze retoriche, un'idea di eloquenza tutta retorica, un'idea di classicità tutta sedentaria, erudita, un'erudizione sedentaria, come diceva Warburg, uno dei grandi storici dell'arte del nostro Rinascimento. No, un'idea totalmente opposta a questa. Un Cicerone che non è il Cicerone che è maestro dell'Occidente, come tutti gli storici veri della filosofia hanno sempre saputo, non è Cicerone che rompe le scatole per le versioni a scuola, eccetera, eccetera. No, non è questo l'umanesimo. Non è quell'umanesimo che esalta l'uomo e la sua virtus, la sua potenza, che è quello che è stato contrabbandato da una certa filologia, ma soltanto da una certa filologia, non dalla filologia vera, che in qualche modo ha sempre saputo anche di questa côté luttuosa, drammatica, se non tragica, del nostro umanesimo. Su che cosa questa immagine ho cercato di concentrare l'attenzione? Il mio saggio è del tutto autonomo rispetto poi all'antologia, non come l'idea. L'idea è quella, le idee sono le stesse, no? Ma non è che si rifaccia all'antologia, può essere letto anche autonomamente, ma l'importante sono i testi, e alcuni in particolare che vengono riproposti. Sono tanti i testi davvero belli e importanti. Io vi inviterei, se vi capita, a leggere il Teogenio, l'opera più drammatica di Leon Battista Alberti. Leon Battista Alberti è quello della facciata di Santa Maria Novella, spero che qualcosa avrete visto, no? Anche se siete filosofi, non è necessario che siate completamente ignoranti in letteratura, in storia dell'arte e così via, no? come molti miei colleghi, detto tra noi, no? Non è necessario, si può anche conoscere qualcosa di storia della pittura, di storia dell'architettura, di storia della letteratura, non è male, non fa male al filosofo anche affrontare queste cose, diciamo così, poco serie, ecco. È quello della facciata di Santa Maria Novella, è quello del Tempio Malatestiano di Rimini, no? Il grande tempio pagano, il grande tempio pagano che ha voluto farsi innalzare in Malatesta, che era stato scomunicato dal Papa, no? E nel tempio malatestiano Alberti ricopre in veste classica, non è finito il tempio malatestiano, ma ricopre in veste classica un edificio gotico, lo ricopre completamente, e nei fianchi di questo grande, di questo edificio, non grande, di questo edificio ci sono dei sepolcri. Uno è il sepolcro di Gemisto Platone, il grande neoplatonico di Mistra, che viene in Italia per il concilio di Ferrara, il concilio ecumenico per l'unità delle chiese, l'unità delle chiese che poi fallisce, dettata da motivi sostanzialmente politici, concilio di Ferrara a Firenze che viene ricordato da... L'avete vista, no? Questa immagine, sarebbe andati a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi, a vedere la cavalcata di immagini di Benozzo Gozzoli. Questa grande opera di Benozzo Gozzoli è una memoria, vorrebbe ricordare la venuta, sono immagini, no? Ma immagini ricordano la venuta, sostanzialmente proprio una memoria della venuta a Firenze per il concilio ecumenico di rappresentanti delle chiese d'Oriente. Magi che vengono da Oriente, tra cui c'era Gemisto Platone, grande neoplatonico, di Mistra, certamente assai poco cristiano e molto molto pagano, e quindi anche questo elemento drammatico dentro l'umanesimo, in queste correnti pagane e neopagane, molto fortemente presenti, non soltanto in ambito platonico, ma anche in altri ambiti. La presenza di Lucrezio, la presenza di Epicuro, una presenza importantissima nel pensiero umanistico. Ma non la voglio far lunga, vengo alle domande che hanno posto i vostri colleghi, sono quelle filosoficamente centrali.
testi, dicevo, Teogenio, fondamentale. Secondo libro del Teogenio che qui viene ripubblicato è un testo degno del Leopardi delle operette morali. Io sono certo che Leopardi lo conoscesse, è presente nella biblioteca di Leopardi e Recanati, espliciti riferimenti non ce ne sono nelle opere di Leopardi, e tuttavia voi se leggete le operette morali e il Teogenio di Leon Battista Berti vi trovate di fronte a dei riscontri assolutamente letterati. E poi un altro, il Dente Tuno, che avevo già pubblicato con Raffaele Epcin, che è il testo filosofico più importante di Pico della Mirandola, il Dente Tuno, filosoficamente molto più importante dell'Orazio che qui è stata citata e che adesso su cui adesso ritorno, l'Orazio de Dignitate Hominis, come si usa dire, che in realtà doveva servire da introduzione alla discussione che Pico si riprometteva di fare con tutti i dottori, i cardinali di Roma intorno alle sue conclusiones. Il giovanissimo Pico, all'età vostra più o meno, all'età loro, non so, dice io stendo centinaia di conclusioni tratte dalle conclusioni, cioè la sintesi della dottrina di tutte le scuole e di tutti i filosofi più importanti. A che fine? Al fine di mostrarne l'armonia, non l'identità, e attenzione, non per ridurre, ma mostrarne la compatibilità e l'armonicità, una sinfonia, no? Tanti suoni e tu componi una sinfonia. Questa era la pretesa, l'istanza incredibile di questo giovane genio, no? Che tutti apprezzavano appunto come un genio, a partire da Ficino, con cui Pico ha tantissime cose proprio in aperto dissenso, eppure lo venera come suo maestro. Allora, l'Orazio era l'introduzione alla discussione che poi non avvenne, perché nessuno, tutti si guardarono bene a Roma ad accedere a questo invito del conte della Mirandola a discutere De Universo et Quibus da Malis, no? E anzi, molte di queste tesi vennero condannate e poi ci furono varie vicende che portarono addirittura Pico a fuggire, eccetera, eccetera, se non era per la protezione dei medici, se la vedeva assai brutta. Ma il Dente Tuno è filosoficamente molto più pregnante del anche se infinitamente meno noto dell'Orazio. E poi ce ne sono tanti altri, ci sono degli intercenali dell'Alberti, ci sono per quanto riguarda la filologia tutta una serie di esempi pochissimo frequentati del Poliziano, grande poeta e anche forse il più grande filologo del 400 Poliziano, e ci sono dei brani in questa antologia che mostrano, documentano il tipo di filologia degli umanisti, che è, come è stato detto, non voglio ripeterlo perché è stato detto esattamente dai vostri colleghi, che tipo di filologia è, no? Non è la ricerca della parola ornata, tutt'altro, è la ricerca della parola apta a dire la cosa. Questo è il latino di cui vanno in cerca, non è il latino di una memoria, eccetera, eccetera. No? Questi sanno anche scrivere in volgare. Il latino è esemplare. Tu devi essere capace di dire le cose come le dicevano i latini. Il latino è l'esempio, il modello. Per avere un linguaggio non ornato, armato, forte, potente, conciso, apto a dire la cosa. Questo è il latino che gli umanisti hanno in testa. E per dire la cosa come si deve, devi sapere che cosa sia la parola. Ogni parola è un abisso, Qual è la radice della parola? Dov'è che finisce la ricerca della radice della parola?
e la parola e la lingua è dinamica, è movimento, è storia. E questo inizia, questa idea della lingua e della parola inizia col nostro Dante. Sono i poeti a capire, assai più dei filosofi, che la parola non è uno strumento, un mezzo con cui, che mi serve a indicare la cosa o a definirla. Ha una vita propria, autonoma, è un fatto in sé, non è uno strumento semplicemente al servizio di qualcos'altro. Questo è fondamentale, questo è filosofia del linguaggio, è la filosofia propria dell'umanesimo. Ripensare l'umanesimo significa ripensarne la filosofia immanente alla filologia. Significa pensare la filologia veramente come filia del logos in tutti i sensi del termine, che non è soltanto linguaggio e parola, è ragione, è misura. Questo è il primissimo valore dell'umanesimo. Ma questa parola apta a dire la cosa, e la cosa cos'è? Una cosa che sta lì? Eh no, è la cosa che io ho fatto essenzialmente, no? Vico è l'ultimo dei grandi umanisti. Non si capisce niente di Vico se non si mette in rapporto all'umanesimo. Vico lo dice continuamente. Tutta la filosofia di Vico nasce dall'umanesimo. Da questo ripensare l'umanesimo nelle chiavi che vi ho detto. Allora, dire la cosa non è dire la cosa nel senso positivistico, empiristico del termine, è dire la cosa che io faccio, è dire la cosa con me che dico la cosa, con me che osservo la cosa, non è dire l'osservato, è dire l'osservato con me osservante, perché che osservato c'è se non c'è l'osservante? E chi è questo osservante? Qui desto homo. Come faccio a dire la cosa se non conosco l'osservante, se non conosco il dicente? Come faccio a dire la cosa senza conoscere il dicente? O conoscendone soltanto la parola? Non basta conoscere la parola, filologia, occorre conoscere anche chi esprime il logos e chi è questo animale che esprime il logos, visto che siamo solo noi gli animali dotati di logos. Ecco il problema, allora, immediatamente, il quid est homo, l'umanesimo, cioè l'uomo come diventa il centro dell'attenzione, non al centro del cosmo, dell'universo, onnipotente, eccetera, eccetera, ma al centro dell'attenzione. Come deve essere portato al centro dell'attenzione? E qui allora il tema dell'umanesimo tragico, che ha al suo centro quella questione. Quella questione. Alberti, Valla, i grandi, i grandissimi. Ma vedete che circola dappertutto, anche nell'Orazio, come vedremo, ma soprattutto Alberti, Valla, Machiavelli e prima il Petrarca. Petrarca è importantissimo. Potrei risalire anche a Dante, ma qui il discorso diventerebbe troppo ampio, ci vorrebbe un corso intero, no? Sviluppare adeguatamente tutti questi temi. Ma Petrarca, certamente Petrarca. Il discorso dell'uomo duplex è Petrarca. Petrarca lo vive dappertutto, lo vive anche nel suo amore per la latinità. Dice: ma come faccio a essere così innamorato dei latini, della letteratura latina, della cultura latina, io che sono cristiano? Come faccio? Non c'è scritto nel Vangelo che chi ha messo mano all'arato non deve volgere lo sguardo indietro? Eppure io volgo lo sguardo indietro, non sono capace di non volgere lo sguardo indietro. Questa memoria è una memoria attiva, questa memoria mi riempie, non è una memoria, come dire, passiva. Adesso, sapete, mi metto a studiare Virgilio. Perché non Topolino? Ma non lo so. Perché così molte volte che parli, no? Quando leggi certi testi di critica. Ma scusi, perché lei ha studiato Kant invece che Topolino? Non si capisce la necessità che ha portato costoro a studiare questo autore piuttosto che leggere la Gazzetta dello Sport. No, sembrano tutti uguali. Qual è la necessità che ti ha portato? Ecco, quando si rivolgono al classico, questi umanisti lo fanno per necessità. Se voi fate qualcosa nella vostra vita, dovete sempre chiedervi questo: lo faccio perché ne ho bisogno, perché mi è necessario, o perché è meglio che faccia questo piuttosto che quell'altro, perché così forse mi è più utile fare questo piuttosto che quell'altro. Ecco, se ragionate così siete degli schiavi. Giusto?
quest'uomo non erano degli schiavi, erano innamorati del classico e per questo lo studiavano. Questo è difficile nella vita, sì, è difficile, come dice Alberti, niuna cosa vi è più difficile del vivere, niuna cosa vi è più difficile del vivere, e per affrontarla occorre la mente, la ragione e poi piedi, mani e tutti i nervi. Non basta la ragione, non basta la mente per vivere, per affrontare il mestiere di vivere, che è il più difficile che ci sia. Occorre anche proprio tutto il tuo corpo per sopportarlo, per affrontarlo adeguatamente. Ovvero sia, per seguire senza compromessi ciò che ami, ciò che ti chiama, come facevano gli umanisti quando inventavano l'etimologia di Kalos da Kaleo, no? Bello ciò che chiama Kaleo. Allora, questo uomo, in che cosa si esprime il suo carattere tremendo? Esattamente in quel nesso. Esattamente in quel nesso tra necessità e libertà. Siamo tutti dentro questo fiume che è la vita. È un intercenale dell'Alberti. Oh, notate, ripeto, l'Alberti è quello che dice: ah, guarda che classico, che misura ha. Vedete, Santa Maria Novella, il Tempio Malatestiano, Palazzo Uccellari, no? Il tempietto del Santo Sepolcro, che misura, tutto ordinato, tutto misurato, pondere et mensura. E scrive il Teogenio, e scrive gli intercenari, e scrive il Fatto Fortuna dell'intercenare. L'uomo non è riducibile a un volto. La stessa linfa che ti permette di produrre la facciata di Santa Maria Novella, il tempietto del Santo Sepolcro, è la stessa linfa che corre nelle nostre vene, che può condurre a quella assoluta pazzia, no, Leonardo, che è la guerra. Che è la guerra. Attenti, non siate manichei, non credete di poter dividere. Ecco, questo è il carattere del giusto, del buono e della misura e del logos e dell'ordine, e l'altro è il cattivo, il male, questo facile manicheismo. Non stare lì che il tuo giudizio non sia il giudizio del giudice che si arroga il diritto di sapere distinguere il bene dal male. Che il tuo giudizio sia sì il giudizio. Io prendo parte, giudico sì, ma non credere di essere il giudice assoluto. Perché tu stesso non hai un nome, né hai volti, tu stesso non hai un volto, né hai molti, né hai molti, e a volte in contemporanea, e non è sempre così che credi di sapere ciò che è bene e ti trovi a fare ciò che credi di sapere che sia male, per parafrasare San Paolo, no? C'è qualcuno che non faccia quotidianamente questa esperienza? E allora la tremendità del carattere dell'uomo, questo significa, non che tremendo dei nostri significhi male, dei nostri significa questa contraddizione che ognuno deve sopportare e cercare per quanto può di dirigere la propria volontà verso ciò che avverte o che sente o che crede essere per sé il bene. E allora tutti siamo nel fiume Bios, vita, tutti siamo imbarcati, non c'è qualcuno che possa dirsi fuori, tutti siamo imbarcati, come dirà Pascal, no? Tutti siamo imbarcati. Però guarda quanto è diverso il comportamento di questi mortali nel fiume Bios. Ci sono alcuni che nuotano affannosamente cercando di stare a galla, abbrancandosi a tutto ciò che trovano, che
altri che si arrangiano sul zatterone, altri che cercano di tenere la barra del timone nelle proprie navicule. Nessuno è imbarcato su grandi navi da crociera, ma alcuni si tengono le proprie navicule e cercano di navigare su qualche navicula, non più che navicula. Ma poi ci sono quelli che si afferrano agli altri per non annegare, annegano in due. Ci sono anche quelli che navigano nel fiume Vita da selvaggi, da bruti. Ci sono quelli che navigano da nocchieri. Ma sono tutti là, da una riva all'altra, E questa libertà, dove? Come possiamo concepirla? È il problema dell'umanesimo, che molti insistono nel ritenere che non si ponga, si pone e come? Se no, Orazio di Pico, grande miracolo l'uomo, citazione dell'Asclepio, tradotto da Marsilio Ficino. Prima traduzione di Ficino, questo è molto importante da ricordare per chi voglia approfondire questi temi. La prima traduzione, la prima grande traduzione di Ficino, ancora molto giovane, commissionata da Cosimo de' Medici, è del Corpus Hermeticum, non è di Platone. Corpus Hermeticum, cioè quindi tutto il platonismo fiorentino ha una matrice ermetica sostanzialmente. Questo la dice lunga sul tipo anche di filosofia dell'umanesimo. Allora, nell'Orazio, sì, grande miracolo l'uomo, perché? E tutti dicono, ah, grande miracolo, Heidegger, no? Uno qualsiasi, grande miracolo, ecco l'onnipotenza, la visione umanistica dell'uomo, non critica, afilosofica se non antifilosofica, no, questa dignità dell'uomo è la dignità del possibile, l'uomo è il possibile, proprio come tu Heidegger mi dici, mi racconti, per Pico l'uomo è il possibile, questa è la categoria che definisce l'uomo, la possibilità, ogni possibile l'uomo e niente di definito. Ma sentite il tempo tragico, l'uomo non ha nessuna sede certa, nessun volto certo, nessun nome certo, non è definibile l'uomo, l'animale lo è, il carattere del cavallo è questo e si ripete continuamente con variazioni minime, eccetera, 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 quelli sono carattere, istinto, necessità. L'uomo è possibile. Ma allora cosa vuol dire? Che siamo liberi di sceglierci ogni possibile, che è il nostro potere di diventare questo o quel possibile, che noi abbiamo, come fosse che noi avessimo di fronte una tavola apparecchiata di possibilità e diciamo, adesso assaggio questa, la lascio, assaggio quell'altra. È così? È così che pensano gli umanisti, ma niente affatto. Quando tu scegli un possibile, inizi a determinarti, inizi una catena di cause e di effetti. Non puoi pensare che trascelto un possibile, andiamo in ordine, primo aspetto questo, non puoi pensare che trascelto un possibile, poi non inizi una catena di cause e effetti, come in tutti i fenomeni della natura. Non puoi pensare questo. I tuoi gesti sono irreversibili. Anche ammesso che il primo gesto tu lo scelga, poi inizia a funzionare la freccia del tempo nella sua irreversibilità. Ogni tuo gesto è come un sasso che cade e iniziano cerchi concentrici lì dove cade, da lì dove è caduto il sasso. Tu intenzioni necessariamente il resto della tua esistenza in base alle tue scelte.
ammesso che le tue scelte siano libere, poi non puoi assolutamente pensare che da lì inizi una via di perfetta libertà. Causa-effetto, quindi, che deve valere anche per noi, per le nostre azioni. Ma ipotizziamo la prima scelta, il primo gesto, immaginiamo il primo gesto, è libero, possiamo determinare nella libertà, possiamo dimostrarne la libertà. I Valla, gli Alberti, i Machiavelli ne dubitano assai, non negano assolutamente, non sono dei deterministi nel senso che lo sarà poi un Pomponazzi, appartenente a tutta la tradizione naturalistico-averroistica, no? Ma che senso ha pensare che tu uomo possa pensare, che tu Pico possa pensare, no? E la tua dignità ha a che fare con la necessità, con la libertà? Come puoi pensare che ci sia un ente della natura, che è l'uomo, che funzioni in modo completamente diverso da tutti gli altri enti della natura? Potrai crederlo, quindi entrare in una dimensione che è una dimensione propriamente religiosa, ma che non ha nulla a che fare con la filosofia, cioè con la scienza. Attenzione, vedete che un certo dibattito filosofico con cui avrete a che fare anche ora nasce molto da lontano. È possibile ridurre ad aspetti propriamente fisici i comportamenti volontari, quei comportamenti che ci appaiono come comportamenti volontari propri del nostro esserci? Una prospettiva riduzionistica, come diremmo noi ora, è plausibile, è possibile, a quali condizioni? Non è una novità nella storia del pensiero, è una novità soltanto per coloro che non conoscono la storia del pensiero, che sono la stragrande maggioranza ovviamente. Il tema invece che si impone proprio nell'umanesimo, Noi abbiamo volontà, non c'è dubbio, è un fatto, ma la volontà la vediamo dappertutto, volontà di vita è ovunque, il conatus a esistere e a mantenersi in vita è ovunque, ma non solo. E ovunque, anche per quanto riusciamo a vedere della natura, è ovunque anche il conatus a essere in vita al massimo della potenza che ci è concessa, no? La volontà di potenza non è mica la volontà di potenza del superuomo, ma scherziamo. È che Schopenhauer non aveva letto Nietzsche, se no l'avrebbe pacchettato a sangue. Dice, ma che cosa mi racconti? La volontà di potenza come qualcosa di superumano, di oltre l'uomo. Ma dove mai non vedi un essere, un ente che vuole esistere e che vuole esistere al massimo possibile del suo potere? È il conatus che caratterizza ogni essente. Nel mio corso lo spiegherò a proposito di Spinoza. Spinoza, che Nietzsche ama moltissimo, dice così, è chiaro. Quindi volontà e volontà di potenza non stabiliscono nessun tipo di libertà. Il volere e potere è proprio di ogni essente. Volere e potere è per noi assolutamente necessario. Possiamo concepirci se non come volontà di potenza, come volontà e volontà di potenza. Potete concepirvi. Cercate di esistere come? Al massimo della debolezza. Quando l'uomo si sente al massimo della debolezza, vuole morire. Cioè la negazione della vita, no? Quindi dove sta la libertà della volontà di potenza?
potrebbe dire: tu Valla che vuoi studiare il latino, che vuoi sapere tutto, tu Pico che vuoi sapere tutto, non vedi che è nient'altro che il tratto che la volontà di potenza assume in te? È il tratto che la volontà di potenza assume in te. A te Pico è necessario cercare di conoscere la Kabbalah, l'ebraismo, il sanscrito, quello che vuoi, ti è necessario, no? Puoi farne a meno, vuoi esistere, sì, vuoi che la tua esistenza sia potente, sì, per te Pico è necessario che la volontà di potenza si configuri come una il comprendere nella tua mente la totalità del sapere. Cosa c'è di libero in questo? Cosa c'è di libero in questo? Questa è la domanda che tutti costoro si pongono, vedete quanto lontana da ogni sedentaria erudizione questa domanda. Quid tum? Quid tum? E allora? Ha questo doppio significato, se riprendessi il saggio aggiungerei questo tipo di riflessione che vi sto facendo, che non è così esplicita nel saggio. Quid tum è l'emblema dell'Alberti, un occhio alato, che è un emblema di antichissima origine, egizio, un geroglifico, l'occhio alato. Qui tu, che cosa vede l'occhio? Cosa vede l'occhio? Un occhio alato come il sole, ma cosa vedi tu col sole? E qui c'è la risposta in tante intercenari dell'Alberti, cosa vedi? La miseria dell'uomo vedi. Cosa vuoi vedere con l'occhio alato? L'occhio alato sì, può vedere tutto, l'occhio dell'anima può vedere tutto, Platone, probabilmente avevi in mente anche qualcosa di Platone. Molto importante sull'occhio, l'emblema geroglifico dell'occhio in Platone, sapete? Ma cosa vedi? Cosa vedi? Gli dèi? La teoria degli dèi, del Fedro? O vedi quello che vede Teogenio, o vedi quello che vede il Defunctus, un altro intercenale dell'Alberti, no? Gli inganni degli uomini, le maschere umane, eccetera, eccetera, le falsità, le trappole. Cosa vedi? Qui tu, ma anche qui tu. Sì, tu voli occhio, tu puoi vedere tante cose occhio, ma allora ti credi onnipotente per questo? Cosa vuol dire onnipotenza? Attenzione, cosa vuol dire onnipotenza? Onnipotenza vuol dire, può voler dire soltanto libertà radicalmente, può voler dire soltanto che io sono causa di ciò che faccio, no, non può voler dire altro. Ma io non sarò mai causa di me. C'è qualcuno di voi che causa sui? Io non sarò mai causa di me. Ma se non sono causa di me vuol dire che sono causato, quindi vuol dire che sono condizionato, quindi vuol dire che non sono libero. Allora, c'ho l'occhio alato, sì, c'ho l'occhio alato, vedo tante cose, l'occhio specchio dell'anima, l'anima può riflettere e comprendere un'infinità di cose, non so quante ne possa comprendere, può darsi anche che le possa comprendere tutte, può darsi anche che il mio occhio possa comprendere tutte le cose come tutte le cose che ha compreso quello di Pico della Mirandola, ma è il mio occhio e qui tu ti credi libero, perché puoi comprendere in te un'infinità di cose, perché non puoi neanche stabilire il limite della tua capacità di comprensione, perché cosa so io del limite della mia capacità di comprensione? Cosa so? Cosa sapete voi del limite a cui potete giungere nel vostro comprendere? No? È un raggio di una circonferenza di cui non conosco il diametro. Un raggio parte dal mio occhio, ma io non so il diametro. Eppure, quello che so di sicuro è che quest'occhio non è causa sua. E che quindi le intenzioni che partono da questo occhio non possono essere incondizionate, perché questo occhio non me lo sono fatto io. Qui tu, come si affronta il tema della libertà? Nasce qui il grande tema del rapporto tra libertà e necessità nel pensiero contemporaneo. Il rapporto tra libertà e necessità in Spinoza non è assolutamente comprensibile senza questo background.
in Spinoza, parlate non in Cartesio, perché Spinoza, quello che aveva letto e conosceva anche il nostro Rinascimento, anche i Campanella, anche i Bruno, non Cartesio. Cartesio se la sbriga nel rapporto tra necessità e libertà. Spinoza invece è al centro della sua problematica. E si conclude come? Per Valla, eccetera. Con l'identità. Con l'identità di libertà e necessità. Ma anche in Machiavelli, grosso modo, è così. La virtus che cos'è se non il riconoscimento del necessario? Cos'è se non la sopportazione e il riconoscimento del necessario? La virtus è quella, non è immaginare l'impossibile, non è immaginare di poter essere causa incondizionata, assolutamente, è la critica di questa immaginazione del nostro essere causa incondizionata, è la critica di questa concezione, con tutto appunto la tragicità che ne deriva, possiamo dirlo in termini più semplici, no? La coscienza drammatica del proprio limite, di questo limite che pare insuperabile di poter dimostrare la nostra libertà, di avvertirla come condizione di ogni nostro gesto senza poterla dimostrare, dovendo, come dire, arrestarci a che cosa? A vedere che la libertà è il grado più virtuoso di libertà, cioè quello che ci rende più atti ad agire e a conoscere, che cos'è? Il riconoscimento del necessario. Il riconoscimento del necessario. Muoversi all'interno del riconoscimento del necessario, come quelle figure di Alberti si muovono nel fiume della vita. Ecco il timbro drammatico dell'umanesimo. Ecco il timbro drammatico dell'umanesimo. E questa idea della libertà e necessità, appunto, che in questo senso non contraddice minimamente l'idea di virtus. L'idea di virtus non è minimamente contraddetta, anzi. Virtus è essenzialmente capire il necessario, capire la nostra condizionatezza, capire i limiti del nostro intelletto, i limiti di quell'occhio, pure alato, certo, i limiti, ciò che può vedere, ciò che può giungere a cogliere, e su questa base operare. Tutti costoro sono architetti, pittori. La vera filosofia, dice Machiavelli, è pittura. I veri filosofi nel Momus, che è un'opera meravigliosa dell'Alberti, un romanzo degno di Apuleio, no? Che adesso potete leggere facilmente anche in una buona edizione italiana, in quest'opera l'unica filosofia che viene salvata in qualche modo è quella dei pittori. Chi sono i pittori? Quelli che dipingono il vero, doloroso, ma effettuale, per dirla con Leopardi. La realtà, la cosa, che è dolorosa, ma è la cosa. La nostra condizione umana, la gettatezza dell'esserci, direbbero gli heideggeriani, capirla, comprenderla. E lì operare, lì si opera, si costruisce, si edifica. Le grandi opere dell'umanesimo, che tutte ammirano, nascono da questo fondo drammatico. Nel fiume Bios si opera, è dal fiume Bios che nascono le primavere del Botticelli o le Sante Maria Novelle, dal fiume Bios nascono. Non da una torre burnea o da isolette felici, nascono nella Firenze Medicea, nascono dalle grandi città italiane, anseatiche, che sono città polemos, che sono città in costante conflitto, nascono da lì,
le grandi opere dell'intelligenza nascono dove c'è polmo, dove c'è conflitto, dove c'è dissidio, dove c'è discussione, dove c'è dialettica, nascono da lì, non da una pace che è deserto, non da una pace pacifica, ma da una pace inquieta, dalla pace dell'intelligenza che cerca, che scopre, che inventa. Un'osservazione su soprattutto i primi due interventi. Si diceva che soprattutto nel Novecento manchi, diciamo, un pensiero che colga la specificità dell'umanesimo. Però mi sembra che ci sia almeno una voce fuori dal coro, diciamo, che è quella di Gentile, nel senso che Gentile, diciamo, il suo limite forse è quello di cogliere, di inserire l'umanesimo nel suo sistema. Ma facendo questo riserva, diciamo, all'umanesimo una specificità che è quella di, come dire, cioè il pensiero italiano del Rinascimento come il pensiero che svincola lo spirito, diciamo, da il naturalismo del Medioevo. Ecco, questo. Questa era la prima cosa. La seconda invece era una curiosità rivolta al professore, se secondo lei il pensiero dell'umanesimo, diciamo, colta la sua specificità teoretica, può in qualche modo essere inserito in un orizzonte più ampio, che è quello della filosofia italiana. Cioè, se esiste una specificità non solo dell'umanesimo, ma della filosofia italiana, che è la domanda appunto di Gentile, ma anche di Spaventa. Prima di... Buongiorno, una domanda rivolta a chi vuole. Io sono assolutamente ignorante in materia, nel senso dell'antologia, della conoscenza degli autori e della loro filosofia, però mi interessava molto l'aspetto che è venuto fuori del fatto che avete detto l'umanesimo è nato anche come reazione in confronto a una crisi dell'Europa e del fatto che bisogna recuperare un po' una sorta di identità attraverso la storia. Questo nel mondo di oggi e nella situazione dell'Europa di oggi, che in qualche modo è critica, comunque un punto di svolta, se può essere presa come una lezione, quindi se in qualche modo dobbiamo fare anche noi come gli umanisti fecero nel passato, oppure se dobbiamo solo ispirarci ma avere, diciamo, una prospettiva nostra in questo senso, quindi in che modo riusciamo magari a fare nostra la lezione degli umanisti e se è possibile farla oggi. Grazie. Volevo chiedere al professor Cacciari se di tutte quelle tendenze che aveva enumerato prima, quindi l'ermetismo, la cabala ebraica, gli antichi, non possa rientrare in questo crocevia anche Giordano Bruno, che capisco sia sicuramente cronologicamente successivo agli autori indicati nella raccolta. Ma per esempio ci sono le opere, soprattutto quelle meno conosciute di Bruno, cioè quelle mnemotecniche e quelle magiche, che sono secondo me veramente indicative di questa felice confluenza di impostazioni differenti. Rispondo brevemente, così poi anche voi. Sono altre domande. Non c'è dubbio, Gentile
è forse con spaventa prima il filosofo europeo che più avverte la, diciamo così, la necessità del confronto con l'umanesimo, non c'è dubbio. È un confronto mancato nella filosofia europea, purtroppo. Io ho scritto una cosa sull'unico testo che Garen dedica esplicitamente a Heidegger, proprio la lettera sull'umanesimo, per mostrare quanto dolorosa sia questo mancato confronto anche per la grande filosofia europea del Novecento. Ma la lettura di Gentile, per quanto indubitabilmente la più densa teoreticamente tra tutte quelle che sono state fornite di questo periodo, e quindi un punto di riferimento imprescindibile, noto tra parentesi che, lo dico in una nota, che praticamente invece è assente nell'opera sterminata di Croce qualsiasi riferimento forte al pensiero umanistico. Questo è molto indicativo appunto anche della differenza tra questi due importantissimi filosofi e uomini di cultura del Novecento, in particolare italiano. Ma la lettura di Gentile è una lettura tutta nella chiave che i suoi colleghi hanno detto con grande chiarezza, cioè una prefigurazione dell'idealismo. Non è così, non è così. Se lo leggi semplicemente in questa chiave, quella dimensione propriamente drammatico-tragica del pensiero umanistico e quella dimensione propriamente filologica viene, non dico negata, ma certamente messa tra parentesi. Quindi questo è l'aspetto per cui bisogna andare oltre la lettura di Gentile. Da un punto di vista filologico questo già è avvenuto con Garen, con i Vasoli e altri, e dal punto di vista invece filosofico secondo me va ancora approfondito. L'idea dell'umanesimo è questa, diciamola così, col titolo del più grande filosofo del 400, che ha rapporti complessi, difficili da definire con gli umanisti, cioè il Cusano, Cardinale Cusano, di cui potete venerare la tomba a San Pietro in Vincoli a Roma. C'è misto il Platone, andate a venerarlo a Rimini, e il Cusano a Roma. Il vostro percorso più o meno eretico è a posto. Il Cardinale Cusano scrive un'opera molto di grande importanza a questo proposito, che si intitola De Pace Fidei, e subito dopo un'altra, la Cribazio al Corano. Cribazio vuol dire setacciare, un setacciamento del Corano. Prendo il Corano, lo setaccio, per eligere quelle parti del Corano che possono essere lette in una chiave cristiana. Tentativo che aveva fatto anche Pio II, che era amico del Cusano, quando una lettera famosa di Pio II al sultano di Costantinopoli dicendo: ma perché non ti fai cristiano? Ti fai cristiano, tutto sommato, vedi, questi sono i punti della tua fede che possono avere uno sviluppo in senso cristiano, una volta che ti fai cristiano facciamo l'impero universale con te. Sembra uno scherzo, ma non era affatto. Erano i vari tentativi che in quell'epoca drammaticissima vengono compiuti per tentare la pace, ma non la pace dell'indifferenza, la pace nella comprensione. Cribazio al Corano, lo leggo. Anzi, il Cusano dice che bisogna che ci sia una pia interpretatio, cioè un'interpretazione rispettosa del Corano, pia interpretatio. Non dovete demonizzare il Corano, i musulmani, eccetera, dovete interpretarli in modo pio, certo alla luce della vostra dottrina, alla luce della vostra fede, per tentare di convincerli ad essa, ovvio, tentativo di evangelizzazione.
quindi la pace della fede, cioè siamo in un'epoca in cui crolla, a metà del secolo, crolla definitivamente Bisanzio, impero millenario, più che millenario di Bizantino, crolla, crolla la seconda Roma crolla. La cristianità già nel 400 è percorsa da scismi di ogni genere. All'inizio del 400 c'è un testo bellissimo di un umanista che racconta il suo incontro con gli Ussiti. C'è Hus. Si prosegue durante tutto il secolo quello che poi porterà alla grande riforma protestante. Alla fine del secolo c'è il rogo di Savonarola, l'umanesimo fiorentino finisce in quel rogo, non finisce sul letto da buon vecchietto, finisce sul rogo di Savonarola l'umanesimo fiorentino, con Pico che diventa un seguace di Savonarola e Ficino che maledice Savonarola. Il libro riporta la lettera tremenda di Ficino contro Savonarola, anticristo. Ficino, maestro di Pico, Pico diventato Savonaroliano. Cioè, questa è la tragedia. Il tentativo degli umanisti è possibile pace in questa tragedia? Non è questo. La vera idea regolativa dell'umanesimo non è questo. Non una pace che sia il deserto di cui Tacito, no? Ma la pace che sia accordo, che sia sinfonia. Questo è Pico. Ascolta la Cabala, ascolta l'ebraismo, ascolta Procolo, ascolta Damascio, ascolta Platone, ascolta gli Orfici, ascolta gli Ermetici, ascoltali, conoscili, pia interpretatio e vedi se possono dialogare. Questo è il punto, non tradursi. Perché l'umanesimo ha questa smania di tradurre? Che cos'è? Semplicemente erudizione. Tradurre è la nostra attività fondamentale. Noi ci traduciamo costantemente anche all'interno della nostra stessa lingua, ci traduciamo. E se viene meno il gusto della traduzione, viene meno il gusto della scoperta. È la stessa età della scoperta. La scoperta dell'America è segnata dalla stessa cultura, identica cultura, della scoperta dei codici, della scoperta di Lucrezio, eccetera, della scoperta del classico, sono scoperte, è l'età delle scoperte. Questo è l'umanesimo. Scoprire che cosa ci unisce dialetticamente, dialogicamente, non perché siamo tutti uomini o perché tutti crediamo in Dio, che non vuol dire niente. Ma il modo in cui crediamo in Dio, tu e io, tu cabalista, tu ebreo, io cristiano, eccetera, eccetera, questi modi sono modi che devono necessariamente riuscire in una guerra, o sono modi che riescono in un dialogo, per cui tutti noi maturiamo la nostra identità in questo rapporto con l'altro. Questo è l'umanesimo. Ecco allora il senso della traduzione, se tu non traduci, non interpreti, non comprendi, state attenti, perché se voi dovete tradurre, perché se no non interpreti e non comprendi, tu se leggi un testo di una lingua che magari conosci bene, lo leggi e basta, e ti pare di capire tutto, ma tu, e poi ti metti a tradurlo per conto tuo, e scopri che soltanto in quel momento lo interpreti e comprendi, quando ti sforzi di tradurlo davvero, non soltanto quando ne intendi il senso. Questo è un elemento fondamentale della filosofia dell'umanesimo, che è una filosofia della traduzione, nel senso più pregnante del termine, una filosofia della traduzione, quindi della scoperta dell'altro. E quindi in questo senso la pace, in questo senso da riprendere, da riascoltare e ripensare l'umanesimo. Poi l'ultimo capitolo del mio saggio è la pace impossibile, sì, perché la pace che gli umanisti cercavano risulta alla fine impossibile, sì, è un'idea, non si realizza, l'umanesimo finisce lì.
Finisce con la riforma protestante, con lo scisma definitivo, con i Romani, Savonarola prima, Savonarola che viene difeso ed esaltato da Lutero, non a caso. Finisce con le grandi guerre di religione che sanguineranno tutto il Cinquecento e quasi metà del Seicento. E da cui esce che cosa? Quella configurazione dell'Europa moderna che è l'Europa degli Stati e del rapporto e dell'equilibrio tra gli Stati, dentro cui ancora siamo. Bruno è attentissimo, cita continuamente Ficino, mi pare che in certi passi lo chiami addirittura divino o giù di lì, quindi non c'è dubbio, Bruno è impregnato di questa cultura, della cultura ermetico, platonica, eccetera, eccetera. Certo, poi la sua filosofia è completamente originale, ma viene da lì, certo. La traccia è quella di Alberti, Valla, il grande Valla, Machiavelli, Bruno, Vico. È un pensiero italiano, io ritengo di sì. Quali sono i perni di questo pensiero italiano? L'idea che è stata detta bene da loro. Filologia e filosofia, pensata filosoficamente, questo nesso pensato filosoficamente, in modo più pregnante ancora, filosofia, pensiero e immagine, l'immagine, la concretezza appunto dell'immagine, pensare per immagini, non si pensa mai in astratto, si pensa solo per immagini, pensiero, linguaggio, pensiero, immagini, poi adesso avremo tempo magari di vederne qualcuna di queste immagini, che può essere anche divertente. Poi pensiero, immagini, storia, certo, storia, non storicismo, non tutto riducibile a storia, perché i grandi concetti che vi ho indicato non sono storicamente relativi, sono problemi che si ripresentano loro da epoca a epoca e da momento a momento, ma ogni pensiero poi come si incarna nel linguaggio, così si incarna in momenti storici determinati. Quindi l'elemento storico, spirituale, storico-spirituale, no? Che è, diciamo, quello su cui più precisamente si appunta l'attenzione poi di un gentile. Ecco, ripensare l'umanesimo filosoficamente. Questo è il problema, il tema, il problema che ho cercato di offrire all'attenzione di chi legga questo libro, e in particolare, ripeto, i testi che sono stati antologicizzati. Ci sono domande? Volete che vediamo, passiamo rapidamente queste immagini, se vi diverte? Beh, spegniamo un po' la luce perché sennò non si vede niente. Sì? Sì. No, va bene, ma è venuta dopo. Visto appunto che si è parlato dell'Alberti e ora si parlava del momento di crisi, no, che si vive in quei tempi appunto con la caduta di Costantinopoli. E non solo, certamente, ma mi veniva appunto in mente proprio la caduta di Costantinopoli, l'interpretazione che viene data della flagellazione di Cristo di Pio della Francesca. No? Dove appunto si ha quel Cristo che viene flagellato davanti agli occhi impotenti di Ponzio Pilato, che veste abiti bizantini. Ora ci vengono date tante interpretazioni di quell'opera, quella è un'interpretazione storica, però vorrei chiederle appunto, visto tutto il discorso che è stato fatto, come in Pio della Francesca si possa leggere questo pensiero tragico e quelli che sono, diciamo, i canoni tipici dell'arte rinascimentale, quindi legati sempre al numero, no? Pio della Francesca è il matematico e quindi la prospettiva, siano in realtà, e qua mi viene in mente il De Pittura di Alberti, quel tentativo di mettere in scena, di presentare solamente il fenomeno, no? Solamente ciò che vedo, però
senza astrarmi dal mondo, ma piuttosto gettandomi dentro il mondo, e quindi come il pensiero tragico appunto sia presente in Piero. E non c'era questa immagine nel PowerPoint, quindi l'ho scaricata, se vuole commentarla. Sì, sì. Sì, la prospettiva è forma simbolica, come ci insegnò parecchi anni fa il Panofsky, no? La prospettiva come forma simbolica non è un modo di rappresentare il più realisticamente possibile la realtà. Noi non vediamo in prospettiva come si vede in prospettiva in un quadro, come si vede la prospettiva in un quadro. Il nostro sguardo non è prospettico. E questo poi ce lo insegnerà molta pittura anche del Settecento, a partire dal Canaletto, noi non guardiamo prospetticamente, lo vediamo in tanti modi, ma non prospetticamente, è forma simbolica. Questa forma simbolica che cosa intende fare? Intende mettere, esprimere, rappresentare ordinate, direi latinamente, i fenomeni, ciò che ci appare, non come ci appare, ma ciò che ci appare rappresentato ordinate, è ben diverso. Non fingo di rappresentare la cosa così come mi appare, ma ciò che mi appare la esprimo secondo un ordine logico, pondere et mensura. Ciò che mi appare è quello che dicevamo prima, ciò che mi appare sono le cose che vediamo adesso. Ciò che mi appare mi può apparire il tremendo dell'uomo, ciò che mi appare sono le varie volti dell'uomo, le varie possibilità dell'uomo. Questo mi appare e devo rappresentarlo latine. Questa è la... Che non vuol dire come lo rappresentavano i latini, nello stesso modo in cui imitando i latini, ma devo rappresentarlo classicamente, devo rappresentarlo secondo un linguaggio chiaro, coerente, preciso, perché se non ho un linguaggio chiaro, coerente e preciso non potrà mai questo linguaggio essere atto ad esprimere e a comunicare soprattutto la cosa e a comunicarla in modo chiaro e distinto. Allora la prospettiva è l'inizio dell'idea, appunto, del dire in modo chiaro e distinto, dell'idea chiara e distinta, idea che è anche visione. Questo è sulla flagellazione di Pietro, magari diciamo qualcosa vedendola adesso. La flagellazione di Pietro lo sapete dov'è, no? Dov'è? Bene, bravo, a Urbino. Ed è una piccola tavola. È stato interpretato, è un capolavoro di prospettiva, ovviamente, questo lo capite bene, eccetera, eccetera, è stata ricostruita. L'idea fondamentale che credo giusta è quella di pensare a qualcosa che riguarda il dramma che la cristianità sta vivendo con il venir meno dell'impero d'Oriente, ma non solo, con la minaccia turca ovunque, con la minaccia ottomana ovunque, appunto l'appello di Pio II. Sultano, ti prego, diventa cristiano così tu diventi l'imperatore del globo e la finiamo di farci la guerra, che è un'idea tutt'altro che balorda, sapete, perché l'idea che l'Islam sia una sorta di mix di eresie cristiane percorre tutta la nostra tradizione, è una leggenda, c'è una leggenda addirittura già circolante nel IX secolo di Maometto, che Maometto fosse stato istruito da un cristiano e fosse cristiano, la sua fede originaria fosse quella cristiana, e si diceva che un ebreo l'aveva sedotto dal cristianesimo, l'aveva tratto fuori dal cristianesimo. Per cui quest'idea che fosse possibile una conciliazione anche teologica con l'Islam non è una follia di Pio II, che era tutt'altro che folle, ed è un grande umanista pure lui. Allora probabilmente sì, come tu dicevi giustamente, le vesti di Pilato sono vesti di un regnante bizantino, e c'è chi dice che addirittura lì si rappresenta la statua, lì rappresenta
un ambiente della Reggia Costantinopolitana. Poi quelle tre figure, è lì il problema, perché uno è certamente anche lui in veste orientale, lo rivedremo anche nella processione dell'immagine, in veste orientale, e l'altro invece è un dignitario, certo, un vir italiano. E in mezzo, quella figura lì tutta angelicata, che cos'è? L'interpretazione secondo me più attendibile, avanzata da molti studiosi, è che si tratti di una ambasceria. Uno di Costantinopoli si reca in Italia e cerca di accordarsi con l'italiano, con il dignitario italiano, con un dignitario che ne so, pontificio oppure fiorentino. Le architetture dietro sono tipiche fiorentine, tipiche toscane. Per aiutare il Cristo flagellato a Costantinopoli. E in mezzo la mediazione, l'angelo mediatore, quella figura angelicata che guarda, che non guarda né all'uno né all'altro, l'angelo mediatore, un angelo provvidenziale che cerca di stringere questo accordo, questa alleanza, no? Che cerca di rendere accetta la preghiera del bizantino. Ma questa è una delle interpretazioni più accreditate. Vediamo le altre, così facciamo anche un po' una rassegna. No, questa non è una delle icone che era nel libro. Questa è la Crocifissione di Piero, che sicuramente è il quadro, è il dipinto a me più caro, ma qui è riprodotto in modo vergognoso. E questo dove sta, visto che sapete tutto, dove sta la Resurrezione di Piero, dove sta? Dunque, come cominci? No, va bene. Questa è l'immagine, una delle immagini chiave della ideologia dell'umanesimo. È Atena armata, che doma il centauro, che doma la passione, che doma gli affetti passionali, che li governa. Questa è un'immagine che si commenta da sé, molto semplice. Ed è una delle immagini chiave, appunto, della ideologia, direi, no? Medicea e fiorentina. C'è anche questo aspetto politico-ideologico dell'umanesimo, non c'è dubbio, soprattutto in Botticelli, soprattutto nel Botticelli prima che divenga anche lui seguace di Savonarola, perché l'ultimo Botticelli assume elementi drammatico-patetici che vengono tratti, ma adesso lo vedremo, da Savonarola. Avanti, adesso lo facciamo. Questo è il Quid Tum, famoso, che vi mostra il Quid Tum. Ecco, vedete, questo è l'emblema, la medaglia emblema di Don Battista Alberti. Questo è il famosissimo, il pannello centrale del trittico di Bosch, che sta al Prado. E sottolinea un aspetto di questo umanesimo tragico. Bosch è fiammingo, ma i fiamminghi erano in stretto rapporto con gli italiani. Forse nella sala più interessante da questo punto di vista degli Uffizi, voi avete da un lato su due pareti la primavera e la nascita di Venere, e su uno l'adorazione dei magi, dei pastori del Van der Goes, uno dei grandi maestri fiamminghi. I fiorentini adoravano i fiamminghi, adoravano la pietra fiamminghi, Memling, Van Eyck, eccetera. Basta pensare al Van Eyck famoso, la coppia del Van Eyck, il quadretto di Van Eyck, che sono dei mercanti fiorentini che stavano lì nei Paesi Bassi. Questa è la follia, vedete, l'umanesimo
sa dipinge che cosa? Dipinge questo universo scatenato di pazzi, la nave dei folli, la nave dei pazzi, che cercano di dare l'assalto al covone di grano, dove sopra vedete il conflitto, sopra si decide in qualche modo, il conflitto tra gli angeli da una parte a sinistra e il demonio dall'altro, lo zufolo seduce quelle due coppie, due che stanno facendo musica insieme e gli altri che si stanno baciando, si stanno decidendo di che tipo, come diverrà quella filia, quell'amore di quelle due coppie in cima al covone di grano a cui tutta l'umanità sta dando l'assalto. Come verrà decisa? Verrà decisa sulla base della preghiera dell'angelo o della seduzione del demonio? Conflitto. Queste sono illustrazioni meravigliose di Giovanni di Paolo alla Divina Commedia. Questo è il masaccio della Cappella Brancacci a Firenze, opera che dovete assolutamente andare a vedere per capire il discorso che è stato fatto. Vedete la monumentalità delle figure, vedete, è l'elemosina di Pietro, è l'elemosina di Pietro. Il realismo delle figure e la sobrietà, no? Con cui Pietro, della misericordia di Pietro, una misericordia assolutamente appunto disincantata, virile, sobria, silenziosa. Guardate la severità con cui Pietro sembra che quasi redarguisca la donna a cui dà l'elemosina. Questo è Donatello, che forse tra tutti gli autori del periodo è quello che più rappresenta quei tratti drammatici dell'umanesimo. Bisogna vedere il volto, nel libro è riprodotto il volto dello zuccone, che è il profeta Abacuc, ma fin dall'inizio viene detto, fin dai primi che lo videro lo chiamarono lo zuccone per l'intensità della faccia. E io ricordo nella didascalia che appunto Donatello, mentre lo scolpiva, la leggenda vuole che Donatello, mentre lo scolpiva, lo ridanguisse perché non gli parlava, che voleva arrivare a un punto in cui questo zuccone gli parlasse, ma digli qualcosa. Mentre lo martellava per far venire fuori l'espressione che voleva. Questa è il Signorelli, Fatti dell'Anticristo, un'opera del Signorelli che è a Orvieto, la cappella del Duomo di Orvieto, la cappella Briti del Duomo di Orvieto, dove c'è il grande ciclo, un grande ciclo di affreschi del Signorelli, che ha al centro la leggenda dell'Anticristo. Quella figura in alto che sta predicando con dietro il demonio che gli suggerisce ha il sembiante del Cristo, l'Anticristo assume la figura del Cristo. Appare come Cristo, ma quello che dice è suggerito dal demonio, vedete che sta dietro, e intorno c'è la varia umanità, tra cui alcuni si ritraggono, i monaci là in fondo, quei domenicani in fondo che non stanno ad ascoltare l'Anticristo, altri raccolgono invece, vedete, sedotti dall'Anticristo, donano l'Anticristo, sacrificano l'Anticristo, tutti i loro averi, sono rappresentata l'umanità nei diversi modi con cui si rapporta all'Anticristo. Guardate che qui non erano raffigurazioni leggendarie, qui la storia, e ci sono vari testi in questo senso raccolti nell'antologia, che l'epoca fosse apocalittica, che ci fosse timore e tremore perché quest'epoca apocalittica potesse riuscire nell'affermazione dell'Anticristo, era qualcosa che veniva vissuto da costoro, non è che lo rappresentassero così tanto per divertirsi, era qualcosa che temevano, cioè leggevano l'epoca in questi termini apocalittici, e nell'antologia sono raccolti dei testi che lo mostrano. L'opera più nota di questo clima
e questa del Signorelli, del Duomo di Orvieto. Questa invece è un'opera tarda del Botticelli, influenzata per tanti motivi che sarebbe proprio troppo lungo spiegarlo, ma insomma influenzata proprio dalla predicazione del Savonarola. Epoca, anche la scritta sopra in greco dice, sottolinea i tratti appunto drammatici, apocalittici dell'epoca, ma in questa rappresentazione Alberti vuole significare che l'anticristo non prevarrà, che questa capanna difesa, cinta appunto da questo coro di angeli, appunto, e che quindi alla fine di quest'epoca apocalittica sarà quella fede, quella immagine, quelle figure a prevalere, no? L'inferno non prevarrà, questa è la speranza, spes contra spem, che muove Botticelli alla composizione di quest'opera, che è praticamente coeva quella precedente del Signorelli, ma mentre Signorelli probabilmente è ispirato proprio dal Ficino a vedere nell'Anticristo Savonarola, qui invece è la predicazione di Savonarola che per Botticelli predice comunque, malgrado le tenebre attuali, la vittoria di questa nascita, di questa rinascita. Quindi sono probabilmente opere che vanno lette in contraddizione. Se andate a Siena, come ovviamente prima o poi nella vostra vita dovrete andare, ma spero che ci siate già stati, ed entrate nel grande Duomo di Siena, la prima immagine del pavimento, che è tutto un pavimento di mosaici di pietra incontrate, è quella di Ermete Trismegisto, cioè la ripresa letterale della tesi neoplatonica fiorentina sull'aurea catena, l'aurea catena dei saggi che ha in Ermete Trismegisto, per quanto riguarda la rappresentazione del Duomo di Siena, la sua prima figura. Voi entrate nel tempio cristiano e la prima guida che incontrate qual è? Quella di un profeta biblico? No, incontrate la figura di Ermete Trismegisto. E poi tutte le raffigurazioni museali pavimentali, ritrovate le Sibille, eccetera, eccetera. Ma la prima è Ermete Trismegisto. Questa è una rappresentazione che variata in 100.000 modi, no? Democrito e Eraclito, la figura dei due filosofi, questa è del Bramante. Democrito è il filosofo che piange, il filosofo che ride. Ma piangono e ridono dello stesso, vanno letti insieme, questo non si è quasi mai capito. Anche Alberti piange e ride, piangono e ridono dello stesso, del mondo che sta loro in mezzo, non vedete? I filosofi possono piangere o ridere del mondo. Basta che lo comprendano, basta che ce l'abbiano davanti agli occhi, basta che sappia, che il tuo mondo è qualcosa che puoi anche piangere, di cui puoi piangere, puoi compiangere, ma puoi anche ridere. Sono due figure indistricabili. Quelle che non vanno lette in opposizione, vanno lette in modo complementare. E questa è la grande opera che invece dovete andare fino a Vienna per vederla. E vabbè, insomma, che cos'è? Sono i tre filosofi, i cosiddetti tre filosofi del Giorgione. Forse il filosofo, forse il pittore più ermetico del primo Cinquecento. Sapete del Giorgione della tempesta, no? Spende tonnellate di inchiostro per cercare di capire cosa significasse. Questi cosiddetti tre filosofi, in realtà sì, filosofi, scienziati, perché come vedete la prima figura barbuta del più vecchio ha in mano un codice in cui sono tracciati dei segni astrali. L'altro sta prendendo, quello seduto, il più giovane, sta prendendo misure,
sta osservando e misurando, quindi sono filosofi, scienziati, scienziati, filosofi, e interpretazioni varissime, ma io sono completamente d'accordo con il grande Bruno Nardi, più importante studioso di uno dei più importanti studiosi di filosofia medievale, di gran lunga il più importante per quanto riguarda gli studi sulla filosofia di Dante, che legge questa ermetica opera di Del Giorgione, maestro del Tiziano, come sapete, eccetera, eccetera, in questo senso. E credo sia il primo, come vedete, è un greco, insomma, è un classico, diciamo, e probabilmente, diciamo, visto quello che tiene in mano, eccetera, chi può essere se non Tolomeo? L'astronomo per eccellenza, in mano non ha delle cabale astrologiche. Tolomeo, astronomo, in mezzo è un arabo, è chiaro come il solito un arabo, chi vuole che sia vestito così, che opera la mediazione, come avviene storicamente, come avviene in gran parte storicamente tra la scienza, filosofia classica e quella latina. In mezzo è l'arabo, che anche esibisce la corda che lega, te la mostra. Guarda, io sono la corda che lega. E sta in mezzo, infatti. È quello seduto che misura, che osserva la natura, misurando, compendiando, eccetera, eccetera. E chi può essere se non Copernico, dice Bruno Nardi, che studiava a Padova, centro dell'averroismo, praticamente negli stessi anni in cui iniziava la sua carriera il Giorgione. Allora, scienza classica, grande mediazione araba, immaginiamoci, Averroè, che ne so, Copernico, non sarà vero? Ma è bello pensarlo, eh? Avere i tre ritratti insieme dei tre. E probabilmente comunque la chiave per interpretare il dipinto, no? La nuova scienza, la grande mediazione araba, Averroè, che è, cioè, il centro della filosofia che si insegna a Padova, e Tolomeo. Come vedete, aspetta, torno indietro che mostro una cosa. E l'altro è seduto, allora qualcuno dice è l'allievo, è giovane, è la nuova scienza, ma vedete che i gradini sono diversi. Il gradino più basso è quello dove sta Tolomeo, poi il secondo gradino, il terzo gradino, si sale. E di fronte c'è un buco, c'è una selva oscura, non c'è soltanto quel bellissimo cielo, quel paesaggio che probabilmente, su cui può darsi che abbia messo mano anche altri, magari Tiziano, insomma. Ma poi c'è quell'anfratto, quella caverna dentro, no? E quindi da questo punto di vista si potrebbe pensare anche a un qualche rapporto che c'era, che esisteva realmente, tra Giorgione e Leonardo, e le meravigliose pagine di Leonardo sulla grotta, no? Quando quella meravigliosa pagina che è riportata nel libro, nell'antologia, in cui Leonardo si avventura dentro la caverna per la sua sete di scoperta, per la sua curiositas scientifica. Questa è la cavalcata dei magi, il corteo dei magi, che sicuramente riprende l'idea della grande conferenza, diciamo così, per l'unione delle chiese che si tenne tra Ferrara e Firenze. Quelli che guidano questo corteo, di cui dentro vedete che ci sono delle figure chiarissime di orientali, no? Patriarchi orientali.
Una di quelle potrebbe essere proprio anche il ritratto di Gemisto Pletone. E invece quelli che cavalcano davanti sono i patriarchi della famiglia Medici. Poi vi sono altre figure che qui non vengono rappresentate, in cui si vedono gli altri magi, uno nelle sembianze del giovane Lorenzo, un destriero bianco, e un'altra immagine dell'imperatore di Bisanzio. E poi l'altro è invece un vecchio. Questo è Lorenzetti, a Siena, sempre al Palazzo Comunale. Nel Buon Governo, ecco, l'ho usata per dare l'idea di quella pace impossibile, no? Nel Buon Governo, negli affreschi del Buon Governo di Lorenzetti nel Palazzo del Popolo di Siena, a parte che la scena è tutta concatenata, perché nel Buon Governo sono tutti concatenati i cittadini verso la giustizia, eccetera, eccetera, ma a parte, come un assolo musicale, no? Sta la pace, quella figura meravigliosa della pace, un ramo d'ulivo in mano, tutta candida, ma è sola, è isolata dal resto. Non è che sia isolata da una scena di battaglia, è isolata da una scena di pace, cioè tutti i cittadini di Siena vengono rappresentati concordi, cioè uniti da un'unica corda, uno corde, e a parte, isolata, che non guarda alla scena che si svolge tutto intorno a lei, la pace. Ecco, questa è come idea di una pace a cui costoro tendono, ma una pace che non è la pace semplicemente politica della città, no? È un'idea di pace che trascende anche ogni compromesso e ogni patto di carattere propriamente politico, no? Ma che però si presenta nel quadro, al centro del quadro, ti attrae immediatamente l'attenzione, la prima figura che vedi è quella. Questa pace solitaria, la pace solitaria. Bene. Ringraziamo il professor Cacciari per la sua disponibilità e per questa.